Ecco, le malattie infettive. Allora, il concetto principale è quello della contagiosità e della pericolosità. Perché ci sono delle malattie infettive che sono estremamente contagiose, contagiosissime. Per esempio proprio il morbillo. No? Se noi fossimo tutti bambini fra i 5 e gli 8 anni, no? E qui in mezzo a noi ci fosse un bambino con il morbillo, domani 80 di noi avrebbero il morbillo. Questo per dirvi la contagiosità del morbillo. Pensiamo invece a un'altra malattia. Prendiamo la polio. Mettiamo che in mezzo a noi ci sia uno che sta sviluppando una polio, no? Mettiamo che sia io, tanto per dire, no? E capite che io sto qui parlando con voi e vi sto riempiendo di germi, no? Fra cui quello della polio, per cui almeno nelle file qui vicino, tutti, se io ho la polio, riceverebbero il virus della polio da me, no? E mettiamo le prime 10 file, ricevono tutti il germe. Sapete quanti potrebbero ammalarsi di questi 100, di queste 100 persone che pure hanno ricevuto il virus da me? Una persona. Cioè, capite? Gli altri 99 invece non avrebbero nulla. Eppure il virus l'hanno ricevuto anche loro. Ma le loro difese immunitarie erano tali, no, ma non chissà che cosa, perché stiamo dicendo 99 su 100, no? Tali comunque da non farlo ammalare. Va bene, andiamo avanti. Ecco, per fare degli esempi, alcune malattie sono molto contagiose e pericolosissime per l'elevata percentuale di decessi che causano. E io qui ho segnalato l'Ebola, ora non so se voi ricordate l'Ebola. Ma perché ho segnalato l'Ebola? Perché l'Ebola è un bellissimo esempio, proprio bellissimo esempio, di come la medicina, e io mi vanto di essere un medico, allora, la medicina, senza bisogno di terapie, senza bisogno di vaccini, perché per l'Ebola non è stata trovata una terapia e non è stato trovato un vaccino. Oggi forse, e l'epidemia è finita da ormai un anno e mezzo, oggi forse pare che un vaccino sia stato trovato, ma vedremo, perché per ora non si può nemmeno verificare, perché l'Ebola per fortuna è stato... Bene, l'Ebola è stata debellata semplicemente osservando come si diffondeva la malattia. E pensate, in Africa, specie nella zona che ha più colpito l'Ebola, l'acqua è pochissima. Eppure per questi africani lavare il cadavere del morto era fondamentale. Era quasi un modo di farlo passare al paradiso loro, tanto per capirci. Questi non hanno acqua da bere, da lavarsi, eccetera, ma l'acqua la usavano per lavare i loro morti. Ed era questo il momento di contagio. Capite? E per cui è bastato osservare una cosa del genere per vietare, però con grosse difficoltà, perché per questa gente era quasi indispensabile lavare il cadavere, perché lo facevano da migliaia di anni. Era un segno di rispetto verso questa, però era il momento del contagio. Comunque, bene, sono bastati interventi di questo tipo, di tipo igienico, preventivo vero e proprio, per sconfiggere l'Ebola. E ci sono stati 13.000 morti, non una roba da ridere, capite? Hanno dovuto chiudere le scuole perché era un altro momento di contagio, capite? Vabbè, per cui io qui ho citato l'Ebola, ma ho detto altre malattie sono più difficili da contrarre ma altamente mortali e invalidanti. Pensate, epatite C, anche per l'epatite C non c'è un vaccino. Qui parlano tanto di vaccini,
Ma poi per le malattie principali, che sarei io il primo a dire usiamoli, ma poi non ci sono. Cioè, vabbè, la polio, il vaccino c'è, per fortuna, però anche lì c'è il vaccino. Ma che senso ha vaccinare tutti quando da noi non c'è nemmeno un caso di polio? Cioè, capite? E se domani arrivasse un caso di polio, ma il compito dell'ASL è vaccinare immediatamente tutti i contatti che sono intorno a quel caso. Saranno 10.000 da vaccinare, ma non di più. Qui invece tutti gli anni vengono fatti centinaia di migliaia di vaccini inutilmente. È chiaro. Tanto più che, come vi ho detto, la polio per un malato che butta fuori il virus ne contagia uno solo al massimo, 100 non gli fa niente. Questi sono tutti i dati scientifici, domandateli al medico dell'ASL, no? Va bene, altre invece sono più contagiose, ecco, altre malattie invece sono più contagiose ma meno gravi, le malattie esantematiche, per cui tipo morbillo. Altre ancora sono poco contagiose e molto facilmente curabili se riconosciute nella fase iniziale. E questo è il caso della meningite. Capite? Anche qui. Vabbè, andiamo alla successiva che forse capite. Ecco, cos'è un'epidemia? Perché qui il discorso deve essere concreto. L'epidemia si verifica quando un soggetto ammalato contagia più di una persona e il numero dei casi di malattia aumenta rapidamente in breve tempo. Questa è la definizione dell'Istituto Superiore della Sanità, non è il dottor Miedico che si è inventato una definizione. E allora da questa definizione cosa scopriamo? Che in Italia non c'è stato nessun caso di epidemia di meningite. Eppure c'è della gente che è corsa a far vaccinare i propri figli. Cioè, in modo incredibile, io sono uno che, anche perché mi piace Firenze, ma io vado a Firenze almeno un 20 volte l'anno. Cioè, capite? E non ho mai pensato di vaccinarmi. Ho portato i miei nipoti, ma non ci ho pensato nemmeno lontanamente. Eppure dicevano che a Firenze era facile. Ma dove è facile? Lì è tutto un discorso di portatori sani, perché l'epidemia non è esistita. E qui dobbiamo andare a vedere le vere responsabilità, perché qui dobbiamo parlare dei responsabili di queste cose. Perché i responsabili di queste cose sono solo i giornali. E capite che se io ogni giorno faccio vedere è morto il tale là, il bambino tra l'altro si è ammalato qua, capite? E queste puttanate i giornali le hanno scritte. E invece di noi cosa hanno scritto? Cosa hanno scritto della manifestazione di Pesaro? Capite? Cioè, ma rendetevi conto, la censura è proprio l'inizio del fascismo. Capite? Per cui la cosa riguarderà certamente noi, ma anche tutti gli altri che oggi non sono con noi, ma che devono capire che noi portiamo avanti una battaglia sacrosanta per la democrazia. È chiaro? E i giornalisti devono vergognarsi, perché ho letto io, non mi ricordo se sull'Avvenire o una roba del genere, che a Venezia, dove io c'ero, ci saranno state 1.500-2.000 persone. Allora, falso. Erano più di 10.000, ma sapete perché lo so con certezza? Perché a Venezia si è scelto di dare una coccarda a tutti i partecipanti numerata, ciascuno aveva un numero progressivo, e sono state date 11.000 coccarde, e notate che a me non è stata nemmeno data, tanto per dire, per cui molti probabilmente non l'hanno avuta come non l'ho avuta io. Per cui era sicuramente di più di tutti quelli a cui era stata data. Comunque, ricordiamoci dei giornalisti, capite? Giornalai.
caduto. No. Probabilmente vengono pagati per creare un po' di panico, no? Vabbè, sì, secondo me. Aiuta un po'. Sì, 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 ma certamente. Ma sono loro che hanno creato l'epidemia di meningite. Perché l'epidemia di meningite non c'è, e lo dice, non c'è stata, e lo dice l'Istituto Superiore di Sanità, capite? Però sul morbillo ha scritto delle grandi vaccate. Su sta bambina morta di presunta malaria ha scritto delle grandissime vaccate. È chiaro, di altri bambini morti non parlano minimamente. Capito? Vabbè. Allora, vabbè, qui andiamo avanti, tanto. Ecco, allora, qui il punto è fondamentale. Distinguere le paure vere dalle paure false. Capite? E io veramente vi chiedo, vi prego, non abbiate mai paura, ma usate il vostro cervello per capire dove vi stanno fregando e quali sono i rischi reali. Andiamo avanti, se no non finiamo più. Allora, quanti vaccini esistono? E qui è l'altra parte importante del discorso. Guardate, sì, io continuo a sbagliare. Guardate, guardate, rendiamoci conto. Ora, mi piacerebbe affrontarli uno per uno, ma non posso. Butto là alcune cose. Guardate il primo, il colera, no? Il colera è una malattia gravissima che colpisce, ma veramente in varie parti del mondo, in modo terribile. Ad Haiti, tanto per cominciare, dove c'è stato anni fa un terremoto terribile che ha ucciso montagne di persone, e poi è arrivato il colera, adesso pare che ci sia anche nello Yemen, eccetera, eccetera. Ma qui, anche se richiedo un attimo di tempo, vi racconto una storia che è divertente sul colera. Nel 1800, qualcuno gliel'aveva già raccontata, ma a me piace troppo, nella fine dell'Ottocento, fra gli scienziati, lo scontro a volte era molto duro, ed era gente che non scherzava, per cui c'era uno scienziato che sosteneva di aver scoperto il germe che provocava il colera. Ce n'era un altro che diceva: non è vero, quel germe non provoca per niente il colera. Insomma, si sono litigati fino a un certo punto in cui quello che diceva che non era il colera ha detto: benissimo, preparami una cultura pura di questi germi e io la berrò pubblicamente davanti a tutti, così vedrete che quello non è il germe. Sfida sul serio, cioè non è uno scherzo, questa è storia. Per cui immaginate con che impegno quell'ha preparato questa cultura di vibrioni del colera, perché il germe del colera si chiama vibrione, tirati fuori dalle feci, per cui una roba anche abbastanza così. Comunque, per cui davanti a tutta l'Accademia delle Scienze, qui gli portano sto bicchierone di vibrione del colera, e questo qui si beve tutto il bicchiere e tutti aspettavano il giorno dopo, due giorni dopo, tre giorni dopo, niente. E per cui, pensate, per ancora vent'anni hanno sostenuto che quello non era il germe del colera, e invece lo era. Ma cosa è successo? È successo che questo scienziato qui era un uomo corpulento, sicuramente con un'acidità gastrica notevolissima, che ha distrutto tutti i poveri vibrioni di colera. No, capite? E per cui non ha avuto nessun disturbo, li ha uccisi tutti. No, capite allora? E io stasera non faccio il tempo a parlare di questo, ma sarebbe forse il discorso fondamentale. Come facciamo a immunizzarci? Capite? Quelli, grazie alla sua acidità gastrica, ha potuto uccidere tutti i germi del colera. Capite? Ma invece un popolo sottoalimentato come quello degli haitiani, dopo una tragedia come quella di un terremoto, ma porco cane, quasi non ha acidità gastrica, perché non mangia nemmeno abbastanza. E per cui bastano tre o quattro vibrioncelli giranti per provocargli un colera che lo uccide. Capite per cui l'importanza del nostro terreno?
E io qui non ne parlo più perché se no facciamo notte, anzi, probabilmente è già tardi. Sono 10:30, per cui niente, sono costretto ad andare. Ma pensate all'assurdità di questa legge, perché ci mette fuori obblighi per vaccini contro malattie che non fanno più niente a nessuno. E invece in Italia abbiamo un numero significativo di morti di tubercolosi. E però, guarda caso, qui non è obbligatorio. L'ultimo rapporto è 2008, io non trovo più niente. Sì, ma sono anche aumentati, no? Ma, allora, i motivi, per fortuna non l'ha messo, intendiamoci, cioè, non vorrei che poi lo mettesse, ma perché non ci sarebbe di peggio. Perché intanto un vaccino che non funziona, tanto per cominciare, no? Proprio non funziona, è chiaro. E in più, nel mondo, sapete qual è l'unico paese che ha sempre messo il vaccino antitubercolare obbligatorio? Ve lo dico io, è la Francia. E sapete perché? Solo perché Pasteur era francese. E allora i francesi si sentono grandi e il vaccino antitubercolosi è obbligatorio in Francia. Rendetevi conto dei criteri per cui viene reso obbligatorio un vaccino. È chiaro? Vabbè, potremmo parlare di tutto. Adesso poi sta tornando l'encefalite giapponese. Non so se avete letto sui giornali con la zanzara che trasmette quella malattia complicatissima che non riesco mai a ricordare come nome. Va bene. Sarebbe da parlare di tutte, ma comunque andiamo avanti. Ecco, non ci sono solo i vaccini, perché alcune malattie sono state debellate sicuramente senza vaccino. Abbiamo già parlato della malaria, abbiamo già parlato del colera, ma poi c'è la peste, c'è la lebbra, c'è la SARS, capite? Queste sicuramente sono state debellate senza vaccino. E non mi si può dire che ma la peste non esiste più. Non è vero, la peste esiste ancora. Ogni anno ci sono qualche decina di casi di peste, però non c'è l'epidemia, capite? Allora, mentre altre erano in declino ancora prima dell'avvento della vaccinazione. E qui ho citato solo la difterite e l'epatite. Ma ora vi faccio vedere come il discorso è. Ecco, questo è un caso specifico, epatite B, no? Vaccinazione obbligatoria. Tutti sanno che Di Lorenzo ha preso una tangente di 600 milioni, tutti lo sanno perché è finito in galera, per cui è una cosa accertata. No, no, e non è stato radiato oltre a questo. Quasi quasi dice voglio essere radiato perché Di Lorenzo non è stato radiato e Brega Massone non è stato radiato. Vabbè. Allora, vedete l'importanza? Io riporto dei dati che partono dal 1903, perché invece le ASL vi portano questa stessa cosa, ma che parte di qua, capite? Partendo di qua vi dico, vedi, la vaccinazione guarda com'è crollata. E invece no, partiamo dal 1903. Pensa a te, l'epatite com'è crollata, altro che. Quando è arrivato il vaccino, se io fossi cattivo, direi, guardate, addirittura si è fermata. No, io non lo dico perché sicuramente non è stato il vaccino. Ma vedete, ha continuato a scendere, ma molto meno di prima, capite? Ma guardiamo allora i bambini, no? Il gruppo da 0 ai 14 anni è questo qui. I bambini praticamente non, cioè l'epatite B non ha costituito un problema per i bambini mai. E allora perché li vacciniamo? No, ma capite, sono assurdità evidenti. Cerco di andare avanti più veloce che posso. Ecco, questo è fondamentale. Proprio vi invito a vedervela bene. Perché anche qui, se voi guardate, io parto dal 1887, quando c'erano 25.000 morti di difterite
25.000 morti, cioè, rendetevi conto, mica pochi, capite? Ma tutte queste malattie, scarlattina che poi ormai non esiste nemmeno più, morbillo, pertosse, difterite, tetano e polio, tutte, guardate il decorso della mortalità. Vedete, questo, e sono dati Istat, non ho inventato niente, sono dati ufficiali dell'Istat, capito? Guardate, e nel 47, quando ancora non c'era nessun vaccino, e ne abbiamo la certezza, e beh, eravamo a zero praticamente. E allora che senso ha vaccinare per delle malattie che non uccidono più nessuno? Perché la cosa importante è che un bambino viva, e che viva anche nel modo migliore possibile. E per vivere nel modo migliore possibile, un bambino deve produrre i suoi anticorpi con le malattie normali, con i virus selvaggi che ormai non ci fanno più male, capite? Certo, il bambino va seguito, capite? Io ho 7 nipoti, 5 si sono fatti il morbillo e uno solo si è fatto una complicanza, la broncopolmonite. E guarda caso il figlio di chi? Dei due medici. Ma capite, mi spiace anche dirlo, no, perché, ma capite perché? Perché noi siamo medici, abbiamo visto che il bambino stava bene, cosa lo teniamo a casa a fare, nonostante le nonne sappiano che il bambino deve stare a riposo per 15 giorni e in più in ambiente scuro, è chiaro? E invece no, il bambino stava bene, si annoia in casa, ormai non ha più febbre, no? Vai a scuola, broncopolmonite. No, capite? Ed è l'unico che è a posto, perché nell'ospedale dove l'hanno dovuto portare hanno scritto che ha avuto il morbillo e per cui non possono più vaccinarlo, cioè non so se... Gli altri 4 che invece si sono fatti tutto a casa, tutto tranquillo, non sono in grado di dimostrare che ha avuto il morbillo. Ma quello che a me preoccupa è per gli ultimi 2, perché non trovo nessun caso di morbillo da cui mandarli per prendersi. Capito? E io sono preoccupato per questi 2, capito? Vabbè, andiamo avanti. Ecco, la stessa cosa vale per il tetano, ma qui cerco di andare veloce. Scusate, anche qui. Anche qui io parto dal 1891, perché per capire le cose bisogna andare indietro nel tempo. Se io faccio partire la mia scheda di qua, e vabbè, uno può dirmi guarda che meraviglia il vaccino, guardate che anche qui si è rallentata, questo per essere cattivi, no? Vabbè, dai, andiamo avanti. Allora, qui lo stesso vale per la difterite, capite? Ma anche qui parto dal 1891, sempre dati Istat, tanto per dire, è chiaro? Ma per la difterite già nel 71 non c'era nessun caso di mortalità da difterite. Vabbè, questo... Vabbè, vi faccio vedere solo questa perché è significativa. Ed è un'altra delle accuse contro di me, è che io sarei contrario all'effetto gregge. Io non sono contrario all'effetto gregge, perché l'effetto gregge è una cosa talmente evidente che è quasi cretina. È chiaro che se tutti si sono già ammalati, non si può ammalare più nessuno. Questo è il discorso dell'effetto gregge, è chiaro. Ma il fatto è che purtroppo non funziona. E l'esempio, portatelo voi all'ASL. E qui la Mongolia, oggi noi viviamo in un mondo globalizzato, per cui anche la Mongolia fa tutte le vaccinazioni come noi, come tutti. Allora cosa succede? Dal 1990 la Mongolia ha una copertura vaccinale per il morbillo impressionante. Sti mongoli sono ligi, no, veramente, guardate, siamo sul 90-100% di copertura. Cioè proprio vuol dire aver vaccinato tutti, no? In effetti hanno pochi casi di,
di morbillo finché nel 2001 hanno avuto questo picco di 10.000 casi. Ora, 10.000 casi non sono pochi, perché la Mongolia ha 4 milioni di abitanti, cioè non è come l'Italia che ne ha 60 milioni e che si spaventa per 4.500 casi di morbillo. Lì non si sono spaventati per 10.000 casi di morbillo con una copertura impressionante. Vabbè, comunque la faccio breve. Arriviamo 11, 12, 13, 14, la Mongolia è stata dichiarata morbillo free, cioè nemmeno un caso di morbillo. Cavolo, nel 15 cosa succede? 22.000 casi di morbillo su 4 milioni di abitanti. Eppure hanno una copertura alla faccia dell'effetto gregge. Se ci fosse l'effetto gregge non dovevano avere tutti quei casi. Ma l'anno dopo è peggio ancora, 34.000 casi di morbillo. Capite? Allora io sostengo che mi spiace, ma l'effetto gregge non è così garantito. Capite? E in effetti probabilmente cosa è successo in Mongolia? Che a forza di fare un vaccino che ti immunizza tutta la popolazione, probabilmente, e quindi dovrà essere studiato, io poi non sono uno scienziato, io sono solo un medico legale che cerca di studiare il più che posso, ma comunque cos'è successo? Si è sviluppato un ceppo di vaccino nuovo e per cui che ha spiazzato, nuovo. Un ceppo di morbillo? Sì, un ceppo di morbillo, chiaramente, che ha spiazzato tutti i vaccinati. È chiaro. Per cui attenzione alle slide che vi fanno vedere. Vi ringrazio, io pianto qui, se no facciamo una notte. Grazie.